Io oggi ho 84 anni. Quando è scoppiata la guerra nel 40 ne avevo 11. Quindi ho attraversato tutto, conosco tutto il periodo della guerra, del dopoguerra e quindi poi dello sviluppo che c'è stato. Quando ero bambino, c'era il periodo fascista, io ero un barilla perché prima dai 6 a 8 anni bisognava essere lupetti, da 8 anni a 12 anni barilla, da 12 a 16 avanguardista. Scoppiata la guerra, mio padre era vivo e quindi eravamo in una condizione economica discreta. Poi è scoppiata la guerra e nel 1942 mio padre è morto per malattie, non perché fosse militare. E quindi la situazione per i due fattori, quelli che c'era la guerra e l'altro perché era morto mio padre, la situazione della famiglia è diventata una situazione assai preoccupante perché eravamo una famiglia formata da mia madre e da sei figli. E quindi mia madre, per superare le difficoltà che c'erano, aprì un piccolo negozio di alimentare e di abbigliamento. Bene, attraverso questo esercizio si mantenne la famiglia, eccetera. E quindi in una situazione difficilissima, noi della famiglia non abbiamo patito dell'approvvigionamento dei generi alimentari o dell'abbigliamento, mentre in giro c'era una disperazione. E c'era un mercato nero perché sino a quando poi sono entrati gli inglesi vi era il cosiddetto razionamento che assegnava ad ogni persona e ad ogni famiglia un genere alimentare che poteva prelevare e poteva comprare. Poi, siccome le quantità erano inferiori ai consumi, la situazione era difficile e c'era il cosiddetto contrabbando. Noi di questa situazione difficile non abbiamo avuto nessuna conoscenza perché appunto mia madre riuscì ad avere questo negozio e provvedere sia al genere alimentare e sia anche alla vita. Facevamo i cappotti per vestirci, delle lenzuole. Cosa ci facevamo le camicie? Bene. Allora, una situazione veramente ricordo è che all'inizio della guerra mio padre mi comprò un cappotto per frequentare la scuola. E dopo 3 giorni io avevo comprato il cappotto Hai e l'ho dimenticato sul treno. Allora, e quindi ero terrorizzato, eravamo in campagna, quindi sono arrivato in campagna e mi sono nascosto. E quindi mia madre poi mi cercò, mi trovò. Allora io ero preoccupatissimo perché avevo preso tutto il cappotto. Cosa sto cercando? Mio padre dice: non ti preoccupare, noi ne mangiamo un altro. Quando c'era mio padre, correva, veniva a scuola a Siracusa. Mio padre spesso veniva a Siracusa con la bicicletta. Non esisteva però né la scuola media né la scuola superiore. E quindi per andare alla scuola media bisognava venire a Siracusa. E sarebbe svegliato con il treno. Sì, da quando non c'è stata l'invasione degli inglesi, i treni funzionavano, eccetera. Dopo invece deve essere esserci i treni normali, c'erano i cosiddetti carri bestiame che consentivano il trasporto. E quindi noi ogni mattina alle 7 dovevamo prendere il treno per venire a Siracusa a studiare, eccetera. E
ricordo che in questo momento, non essendoci il treno a disposizione, ce n'era uno solo di mattina per venire a Siracusa e uno solo la sera per ritornare a Priolo, spesso io e il gruppo di studenti giocavamo con la palla lungo la strada e facevamo Siracusa Priolo giocando a palla, va bene, per non aspettare il treno alla sera. Eravamo tutti preoccupatissimi dell'occupazione dell'esercito inglese, che poi era un esercito composto da americani, da inglesi, da australiani, dall'esercito di colore. Va bene, e tutti eravamo preoccupati perché era stato pubblicato un libro, ciò che hanno fatto gli inglesi in Cirenaica, cioè dire, quando gli inglesi occuparono la Cirenaica, veniva descritto come se l'esercito inglese faceva dei maltrattamenti alla gente, stupava le ragazze, eccetera, e quindi eravamo tutti preoccupatissimi che con l'occupazione della Sicilia da parte degli inglesi noi avremmo potuto avere tante difficoltà e tante sorprese. E quando nel 1943 sbarcarono gli inglesi in Sicilia, fu firmato armistizio a Cassibile, alle porte di Siracusa, fu firmato l'armistizio. Da quel momento l'esercito italiano cominciò a ritirarsi e rimasero semplicemente i tedeschi. Quindi noi, tutta la popolazione, il 9 settembre ci siamo svegliati e abbiamo trovato tutte le strade piene di carri armati, di cannoni, di militari, eccetera, ed eravamo tutti terrorizzati, tutti preoccupati. Ed eravamo preoccupati perché si pensava che vi fossero state, sarebbero state delle angherie, delle persecuzioni, eccetera. E soprattutto ci preoccupavamo delle ragazze. E quindi, per esempio, la mia famiglia, assieme ad altre famiglie, andò a vivere in una grotta vicino alla Veneta di Priolo, e in quella grande grotta che veniva normalmente utilizzata per un recinto delle pecore, venne utilizzato invece per accogliere tutta la popolazione, o quantomeno una parte della popolazione di Priolo. E siccome eravamo tutti preoccupati, allora si stabilì che le donne, le ragazze, le cose eccetera, dovevano stare in fondo alla grotta per evitare. Ci avesse poi che cosa avvenne, che domani, quando sono arrivati gli inglesi, hanno l'esercito sia inglese sia l'esercito di colore eccetera, gli americani offrirono sigarette, offrirono cioccolate, offrirono, quindi proprio all'opposto di quello che tenevamo noi. E viceversa, c'era questa disponibilità nel trattare bene i ragazzi, le famiglie, dare da mangiare, eccetera. Quindi la situazione era completamente diversa da quella per la quale eravamo preoccupati, eccetera. Ora, devo dire che quando abbiamo trovato tutta l'estate piena di carri armati, di cannone, di truppe americane, pensavamo che immediatamente ci sarebbe finita la guerra. Invece, anche perché l'esercito italiano sparpagliato
si era sciolto, ognuno andava alla propria casa. Vabbè, quindi da Priolo, un paese della provincia di Siracusa, ci furono tutte queste militari, e invece di poter avanzare e conquistare il territorio della Sicilia, invece vi fu una grande resistenza nella piana di Catania per diversi mesi. E quindi noi sentivamo il duello di artiglierie, degli aerei che bombardavano. Subito dopo la guerra, morte, disoccupazione, mancanza di lavoro, povertà diffusa. Allora non c'erano macchine, quindi si camminava con i carretti, con i carri con le biciclette o qualche motorino. Ma non esisteva sostanzialmente come oggi le cucine a gas, il condizionamento, il raffreddamento, eccetera. Era una situazione veramente disperata. Poi dopo, nel 1950, invece, eravamo inquadrati ed eravamo in certo modo imboniti mentalmente e culturalmente, cioè, quindi c'era un entusiasmo a favore del fascismo. Con la caduta del fascismo e quindi con la fine della guerra, ci siamo accorti che tutte quei pregiudizi, tutte quel modo di pensare durante il fascismo doveva essere superato, perché in effetti durante il fascismo non c'era libertà, non c'era libertà di giornali, di cose, cioè, quindi c'era un indottrinamento. E quindi dopo, invece che sono entrati gli inglesi, anche se la guerra è durata sino al 1945, nell'Italia meridionale si cominciò a fare le politiche e quindi a valutare in maniera completamente diversa la situazione, e quindi nacquero poi i vari partiti politici in concorrenza l'uno con l'altro.